Cordiale buongiorno da Marco Cattaneo. Buongiorno a tutti, buon divertimento per questa bella partita di inizio campionato. Accanto a me lo avete già sentito, il decano degli allenatori italiani, Cesare Angeretti, un po' di emozione nella mia voce sia per il fatto che è il primo incontro della stagione 2019-2020, sia per l'illustre compagnia. Palla 2, Zambon va subito a toccare, c'è subito il primo canestro per Candotto, pallacanestro crema che oggi ospita la Falcostar Monfalcone, squadra neopromossa che l'anno scorso si è guadagnata, mentre qui c'è il fallo di Medizza su Brambilla. Dicevamo, l'anno scorso si è guadagnata la categoria nella finalissima contro Mestre, finalissima nella quale partiva con senza i favori del pronostico. Qui Vecerina va a mettere i primi due punti per Crema, 2-2. Scutiero, quindi ancora manovra, Medizza, ancora Candotto, bella palla per Medizza che esce, buona la difesa di Antonelli che non ha lasciato spazio a Medizza. Fabi, pallacanestro crema che ha dovuto rinunciare per l'intero precampionato al playmaker Forti, bella palla sotto e grande assist di Antonelli per Motta che riposta facilmente a canestro. Buona circolazione di palla della pallacanestro crema, Scutiero va alla conclusione da tre, non la mette, il rimbalzo di Motta. Rientra bene Monfalcone, Crema non ha più l'arma del contropiede, pallone che doveva arrivare Antonelli che è l'ultimo a toccare. Buonissima la circolazione di palla di Crema, in difesa lo tengono il loro centro a contenere le penetrazioni, rischiano un po' il tiro da fuori ma tengono il centro a proteggere il canestro. C'è un fallo, fallo di Vecerina. Primo fallo ovviamente. Scutiero, pallone che arriva a Schina, Schina sbaglia il passaggio, Fabi lo intercetta, Motta, un passo indietro di troppo per Vecerina. Andrea Schina che quest'anno gioca col fratello Matteo. Scutiero, uno dei migliori giocatori della Serie C dell'anno scorso, buono l'assist, c'è un fallo, il fallo di Brambilla su Medizza. Capitano Bonetta che va alla rimessa, trova subito Scutiero, bell'assist e qui canestro spettacolare di Medizza, bello l'assist di Andrea Schina, siamo di nuovo in parità. Scambio tra Vecerina e Fabi, Fabi vede Motta, Motta sotto Antonelli, Antonelli si gira bene. Quando si parla di piede perno, buonissima la circolazione di palla esterna per poi dare la palla interna a un giocatore che può giocare il suo uno contro uno avendo spazio e punendo gli aiuti. Bel canestro di Candotto, anche qui ottima circolazione di palla da parte degli ospiti. Monfalcone ha
dichiarato in apertura di campionato di voler replicare il gioco veloce e di transizione dall'anno scorso, lo sta facendo. Sta facendo, ma anche Crema sta facendo la stessa cosa, andando spesso in contropiede e facendo una transizione molto buona. Il rimbalzo sporcato da Antonelli, arriva Vecerina, ancora Antonelli chiuso in angolo, vuole Fabi, pallone che è toccato per ultimo, anzi no, si corregge l'arbitro che aveva in un primo tempo assegnato la rimessa a Monfalcone, la rimessa di Crema. Fabi per Antonelli, quindi Motta, ancora Antonelli dalla linea del tiro libero, bella rimbalzo di Vecerina, Motta, la conclusione da tre fallita, stavolta è Medizza che abbranca il pallone. Candotto scarica ancora Medizza, si fa vedere Bonetta, Bonetta va alla conclusione, la fallisce, un po' pigri qui, giocatore di Crema, rimbalzo, bella la difesa di Motta che ruba palla a Candotto, per il contropiede non va a segno per l'intervento di Bonetta e Medizza, gioca un po' difficile. Ha giocato un po' difficile Monfalcone in questo caso, a palla per Crema. 3 contro 1 doveva essere Canetto. La Liup con schiacciata la lasciamo all'NBA. Certo, cose semplici sono sempre le migliori. Rimessa per Fabi che si fa aiutare da Brambilla. Fabi sfrutta anche il blocco di Antonelli, prova Vecerina, Vecerina ancora per Antonelli, bello l'intervento di Schina. Schina, un giocatore molto abile nella fase difensiva, l'ha fatto vedere con un ottimo anticipo. Motta scarica per Brambilla, Brambilla scarica bene sul lato debole, Vecerina da tre, trova la bomba. Buon tiro sul perimetro, buona circolazione. Candotto trova Scutiero. Scutiero, Bonetta, palla sotto per Medizza, lo contiene Antonelli, Medizza però trova un bel gancio. Antonelli si rinnova il duello dalla parte opposta dal campo, Vecerina è chiuso, allarga per Brambilla, Brambilla trova il fallo di Schina. Fallo cercato con buona furbizia da Brambilla. Sì, perché si era battuto e ha cercato di rimediare al ritardo sulla difesa, su una penetrazione che sicuramente produceva un canestro. Giusto ritirare con decisione, non evitare i contatti. È entrato intanto Forti. È uscito Motta, si gira bene Brambilla, non va il suo tiro, ma Antonelli sta dominando sotto i tabelloni. Il suo assist è sporcato in fallo di fondo da Medizza. Vecerina. Vecerina contro Candotto, sfrutta la differenza di centimetri, non va il tiro di Forti, ancora Vecerina, non va il canestro, non riesce il tap-in di Brambilla. Candotto, Matteo Schina non trova il tiro, pallone che è recuperato da Forti, Forti a Vecerina, ancora Forti. Pallone per Vecerina, riprova dall'angolo, non va il suo tiro. Candotto che trova il rimbalzo. Medizza, Bonetta, Bonetta contro Fabi. Medizza non vuole giocare contro Antonelli, trova Candotto e dall'angolo non trova il canestro, rimbalzo di Brambilla. Brambilla si ferma, Crema deve attaccare la difesa schierata, Forti sfrutta il blocco di Antonelli, l'assist per Brambilla, un buon tiro, purtroppo fallito. Rialzo per Matteo Schina.
scambio con Gustolisi. Bonetta, bello il taglio di Mediza e arriva il fallo di Fabi. Buona giocata qui di Monfalcone. Pick and roll fa eseguito molto bene, non c'è stato adeguamento dal difeso sul lato debole, perché se il lungo esce sul piccolo che gioca pick and roll, l'ala di lato debole deve coprire l'interno. Gaetano Lunetta, ultimo giro di lancette dal primo quarto. Entrano entrambi i tiri liberi di Gaetano. Cinque secondi alla fine del primo quarto. Bombato, quindi Schina, va al ferro Schina, c'è il fallo di Forti. Segno dalla Lunetta, Schina, quindi ultimi 28 secondi di gioco, crema sotto di due punti, Fabi in angolo per Antonelli, quindi ancora Fabi, va via Gaetano, arriva Vecerina sul pallone, ancora Fabi, conclusione da tre fallita, rimbalzo che arriva tra le braccia di Andrea Schina, vuole l'ultimo tiro Scutiero, tre secondi, deve tirare Gobbato. Scutiero, troppo tardi, non riesce, l'ultimo tiro a Monfalcone, crema 14, Poltrone Franco Star, Monfalcone 16.
si riprende, Crema sul pallone, Forti che porta palla. Matteo Motta, ancora Forti, quindi Motta sfrutta il blocco di Antonelli. Pallone in uscita, però catturato da Schina. Pallone sotto, bella palla per conclusione fallita da Gobbato, ma recupera Zambon. Schina, un buon tiro, lo mette. Massimo vantaggio dell'incontro, Crema 14, Monfalcone 19. Commento. Loro stanno andando bene in contropiede. Guardiamo un po' che se hanno cambiato difesa. Loro sono molto bravi, hanno sbagliato un canestro da sotto, però hanno rimediato con un tiro da tre da fuori sul perimetro. Tiri da tre che però per Crema non stanno entrando. No, Crema diciamo che non ha una grossa percentuale sui tiri da tre, mentre Monfalcone ha sparato già due tiri da tre vincenti. Momento di difficoltà per Crema, evidenziato anche da questa rimessa, abile Forti a far carambolare il pallone sulle gambe di Schina, adesso ancora Forti riceve da Motta, va al ferro, il pallone è toccato col piede, non viene fischiata l'infrazione. Andrea Schina trova due punti, massimo vantaggio ancora Monfalcone. 14 Crema, 21 Monfalcone. E qui brutta palla persa di Forti con Schina che va a trovare ancora il canestro. Brutto momento negativo per Crema che sta subendo l'aggressività avversaria, hanno accentuato la difesa, vedi che fallisce un tiro piazzato, Motta, Antonelli cerca di recuperare, non ci riesce. Cambio, sta per rientrare in campo Vecerina, esce Forti. Rientra Bonetta, esce Matteo Schina. Gutiero trova Zambon, Zambon riapre per Candotto, Candotto non trova il tiro da tre, bello rimbalzo di Gaetano. Fabi trova Vecerina, Vecerina al ferro e finalmente Crema si sblocca, primo canestro del quarto. Zambon, Scutiero. Ha lavorato bene sul quarto di campo, è penetrato, se aiutava il contropivo lui scaricava di qua sull'uomo libero, quindi stanno usando molto bene il quarto di campo libero, loro invece tirano ma non mettono il tiro da tre. Anche in questa occasione non c'è l'opposizione, Scutiero si ferma davanti a Antonelli, prende la riga di fondo. Prova Candotto, Candotto fallisce il tiro, Motta non riesce a recuperare il pallone, da Scutiero a Zambon, Schina mette ancora due punti. Gioca bene Monfalcone. Fabi. Pallone per Gaetano, quindi Antonelli, Vecerina, Vecerina si incunea. Non trova il canestro, rimbalzo toccato, alla fine il pallone per Crema e c'è time out. Anzi no, scusate. C'è solo il cambio, esce Zambon, rientra Medizza. Fabi trova Motta, Motta un piazzato lo mette, da due secondo l'arbitro. Gutiero, Medizza, Schina, Candotto, buona la difesa di Motta.
Piero cerca di andare via, trova il fallo. Sia Fabi che Motta si lamentano, non sembrava un contatto evidente. Sì, in effetti un'azione non secondo me fallosa. Comunque nel contesto della partita, visto che fino adesso molti contatti non sono stati fischiati, per cui ritengo che anche questo poteva essere un lasciato andare. Si riprende 18 Crema, 27 Monfalcone. Gutiero Medizza, fallisce l'appoggio volante, ma recupera Candotto, schina, fallisce il tiro, Antonelli recupera il rimbalzo, subisce il fallo di Candotto. Del blocco cieco per la rimessa, che ha fatto un lob direttamente sul blocco cieco a lungo, che buonissimo tiro, peccato sbagliato. Fallito il tiro di Antonelli, recupera Scutiero. Medizza, Scutiero in angolo per Bonetta, Bonetta fallisce il tiro, il rimbalzo di Gaetano, Forti che spinge la transizione, rientra bene Monfalcone, Antonelli prende la riga di fondo, pallone per Vecerina e va la trippa di Vecerina, e Crema si riavvicina adesso. Molto bene Vecerina, già la seconda volta che mette un tiro molto sullo scarico e punisce la difesa degli aiuti. Gutiero cerca di andare al ferro, cerca Medizza, stavolta capisce la difesa di Crema ma non riesce a recuperare il pallone, il controllo della palla sarà ancora di Monfalcone, fuori Antonelli, entra Costanzelli. Bella palla sotto per Candotto, fallisce un canestro già fatto, gli ruba palla poi Gaetano. Qui Crema non ha pagato dazio per un evidente errore difensivo. Crema, dobbiamo parlare sui blocchi, su quel blocco cieco lì bisogna cambiare, se no, altrimenti prendiamo un canestro facile. Fortunatamente loro sbagliano. Già è la seconda volta che sbagliano un canestro facile, uno in contropiede e uno adesso sotto. Gaetano in lunetta, Crema che cerca di ricucire lo svantaggio, fallito il primo tiro. Fallito anche il secondo, rimbalzo di schina. Non sfruttare l'occasione dalla lunetta per Crema.
Buona la difesa di Motta, schina per il fratello che fallisce la conclusione da tre, rimbalzo ancora di Gaetano, ottima prova sotto i tabelloni. Ancora Gaetano che scambia con Motta, Motta va al ferro, fallito l'appoggio, Gaetano, pallone però recuperato da Andrea Schina. Adesso Matteo Schina sulla palla, Bonetta trova sotto Medizza, Costanzelli lo tiene lontano dalla zona calda, Medizza vuole giocare uno contro uno, riesce a trovare il canestro. Cambio tra Gaetano e Forti, Forti stoppato e poi il pallone recuperato da Candotto, ma Forti rientra su di lui, gli porta via la palla, buona difesa in questo caso. Gaetano si fa strappare la palla, poi cerca di recuperarla, se la trascina fuori dalle righe dal campo. Conciliabolo tra gli arbitri e la panchina cremasca, doppio cambio per i friulani, fuori Medizza e Andrea Schina, rientrano Giustolisi e Zambon. Da Schina, Giustolisi, Zambon, ancora Schina, il passaggio sotto e arriva bene Zambon a prendere il pallone. Siamo al primo vantaggio in doppia cifra nell'incontro. Motta, pallone che non raggiunge Costanzelli, il contropiede, Candotto si gira bene ma poi non ha la via dal canestro, bravo Gaetano a recuperare la palla e a subire fallo, forse intenzionale. Secondo me intenzionale sicuro, perché non ha cercato la palla, ha cercato di fermare il giocatore. Più tranquillità forse, in attacco. Forse è ciò che sta chiedendo la panchina cremasca. Penso di sì. Sono proprio il segno della trattenuta. È vero. Vabbè, time out. Forti, Crema che ha 2 minuti e 45 per diminuire il gap e provare nell'intervallo a ribaltare la partita. Motta, infrazione di passi. Zambon vuole Giustolisi. Quindi Candotto, Candotto, forse passi. Loro giocano molto bene senza palla. Vediamo, c'è fallo. Fallo su Zambon. Anzi, c'è interferenza oltre al fallo. Quindi canestro più tiro.
molto bravo in questa occasione Schina a girare il pallone al volo senza commettere infrazione di passi. Fallito il tiro e il rimbalzo di Costanzelli. Vuole qualcuno forti, lo trova in Vecerina, zona pressa che dà immediatamente frutti per Monfalcone. Bonetta, conclusione da tre fallita, ancora Costanzelli a rimbalzo. Costanzelli vuole forti, gli dà il pallone. Che però non fanno sempre, e però il secondo pallone che rubano. Bonetta trova il fallo, non il canestro. Canestro fatto, loro fanno zone press adesso. Hai fatto 2-2-1, raddoppio sulle fasce laterali. Quindi recupero della palla. Fuori Vecerine forti, dentro Brambilla e Fabi. Anzi, Gaetano e forti. Entra il primo tiro libero di Bonetta. Fallito il secondo, rimbalzo che è di Vecerina. Fabi, ancora Vecerina, Brambilla, Motta, Vecerina. Vecerina attacca Candotto, si libera per il tiro, non lo trova. C'è un fallo che è stato fischiato ad Andrea Schina. Secondo fallo per lui. Qui rimessa sulla quale forse Monfalcone commette il primo errore difensivo della giornata. Difesa già negli spogliatoi, facile canestro per Simone Vecerina. Giusto Lisi, cambio con Candotto, quindi Matteo Schina. Schina che va a trovare due punti. Brambilla, Vecerina gira al largo, trova la conclusione, Vecerina fallita. Costanzelli viene forse trattenuto, nulla di fatto a livello di fischi. Matteo Schina, Giusto Lisi, Bonetta, pallone per Zambon. Schina ancora Zambon, piazzato dei 4 metri, fallito. Pallone era già uscito. Prego, no. Giusto la rimessa per Crema, era già fuori quando ha passato la palla. 34 secondi al termine. Monfalcone gioca molto bene gli uomini senza palla e hanno buonissimi giocatori in penetrazione, quindi è difficile difendere su questo movimento dei giocatori senza palla. Ossigeno puro, la trippa di Motta per Crema e c'è time out chiesto da Monfalcone.
azione per il primo tempo, almeno nei piani di Monfalcone, rovinati da Motta che dà un buon pallone sotto a Costanzelli e Crema recupera ancora. 28-36, ultimo tiro che non va. Finisce qui il primo tempo. Partita interessante sotto il profilo dell'intensità, perché tutte e due le squadre giocano a pallacanestro molto intensa sia in attacco che in difesa, ma Monfalcone sfrutta benissimo i suoi movimenti senza palla, per cui è difficile sempre mantenere un anticipo sul giocatore che è in movimento, e quando hanno la palla sfruttano benissimo il pick and roll, soprattutto sul quarto di campo libero dove la guardia o l'ala attacca il centro e il pivot fa rolla sulla linea di fondo, per cui è facile uno scarico sul quarto di campo praticamente senza aiuto. Grazie Cesare Angeretti, ci sentiamo per il secondo tempo.
prende l'incontro, Crema che deve recuperare 8 punti. Difficoltoso il controllo di palla di Medizza. Guarda, sono molto mobili sugli esterni e poi attaccano. Medizza schiaffeggia il rimbalzo però proprio addosso a Motta che recupera la palla. Adesso Fabi, Antonelli, nuovamente Fabi, ancora Antonelli. Medizza gli sporca il pallone, Antonelli subisce forse fallo, si lamenta. Scutiero cerca il contropiede, adesso rientra Crema, Brambilla crea difficoltà, Medizza che scarica su Scutiero, Scutiero dall'angolo non trova la tripla, rimbalzo di Brambilla, Motta che porta palla. Ancora Motta, lo scarico per Vecerina, Vecerina Brambilla, si fa vedere Fabi, ha spazio ma non tira, vuole il blocco di Antonelli che arriva, arriva la tripla di Fabi. Meno 5, 31 Crema, 36 Pontoni Falcostar, Monfalcone. Buono, ha sfruttato molto bene il pick and roll qui per un tiro da 3. Qui fischiato un fallo a Brambilla, non è d'accordo coach Garelli. Schina, lo scarico per Medizza, gli ruba palla Brambilla. Buona quella difesa. Buona difesa perché hanno aiutato sul penetratore, però avevano aiutato anche dal lato debole, per cui si sono trovati poi due giocatori su un lungo. Ferma immediatamente la partita Monfalcone, time out. Schina a portare palla da Medizza ad Andrea Schina, nuovamente Matteo Schina cerca di appoggiare a canestro, rimbalzo e canestro di Medizza. Fabio a portare palla, Brambilla lo scambio con Motta, Motta subisce il fallo di Medizza. Entra Zambon perché per Medizza è già il terzo fallo, potrebbe già essere un fattore della partita. Certo, il terzo fallo per un giocatore importante per Monfalcone. Rimessa da Motta Antonelli, Antonelli trova Vecerina, Vecerina si fa portare via palla sotto canestro. Candotto cerca di prendere la riga di fondo, non ci riesce, scarica su Zambon, adesso Matteo Schina, Zambon, ancora Candotto, bella palla per Zambon che cerca di scaricare, trova fortunosamente un compagno, buon gioco. Il palleggio e trippa allo scadere di Matteo Schina.
Bravo lui, però Crema ce l'ha messa tutta. No, fortunato lui, perché di sponda ha segnato. Antonelli si fa largo, trova canestro e fallo. Vedi che anche loro adesso sfruttano il pick and roll sul quarto di campo, dove l'aiuto è difficile, arriva un piccolo su un lungo e quindi sfruttano il mismatch tra il pivot e l'ala di lato debole. Giocatore dell'esperienza di Riccardo Antonelli, non si fa certo sfuggire queste occasioni. Mismatch individuato al volo. Due punti e possibilità del terzo. Così è infatti. Nuovamente più 5 Monfalcone. Scutiero, gli tocca palla a Vecerina, ma Scutiero mantiene il controllo. Andrea Schina contro Brambilla. Nuovamente Scutiero, sfrutta il blocco di Zambon, Scutiero va a concludere, fallisce il tiro, Vecerina rimbalzo, Vecerina punta il ferro, scarica Brambilla che però non riesce a controllare il pallone, Candotto lo recupera e lo deposita ad Andrea Schina, fratello Matteo adesso porta il palla. Palla sotto per Zambon, Antonelli su di lui commette fallo. Fallo inesistente, perché lui era nel era suo, totalmente fermo. Era fermo nel suo cilindro e lui è andato a cercare le braccia, per cui è un fallo cercato questo. Comunque sia, due tiri liberi per Zambon. Pallone che arriva Antonelli, c'è il fallo. Fallo di Candotto. Mi sembra che abbiano cambiato difesa e atto in una zona matchup. Vediamo se ritornano uomo adesso. Sono tornati a uomo. Antonelli sulla palla, adesso Motta. Brambilla non trova la strada del canestro, scarica Antonelli, Antonelli si ferma, appoggia, non va sul tiro. È una squadra comunque versatile questa Monfalcone. Ma sai, il discorso è che adesso Crema ha preso delle contromisure, sta difendendo meglio, vediamo adesso. Antonelli dovrebbe essere sfruttato molto di più all'interno, perché uno contro uno è inarrestabile. 24 secondi, buona difesa. Scutiero è stato immediatamente isolato nell'angolo, non ha potuto fare granché. No, no, infatti c'è stata una forte pressione sull'uomo con la palla, per cui lui è rimasto in difficoltà. Crema che deve recuperare 7 punti, Vecerina, Fabi. Ancora Fabi sulla palla. Pallone che entra. Piero Schina per il fratello Andrea, Schina contro Brambilla, trova Antonelli, pallone ancora per Monfalcone. Visto il buon aiuto sul lato debole. Intervento, aiuto sulla linea di fondo sul penetratore, aiuto dal lato debole per coprire lo scarico al pivot basso.
Zambonetta, Zambon, Andrea Schina, Matteo Schina. Ancora Andrea Schina. E nuovamente 24 secondi. Beh, due volte di fila gli avversari portati a 24 non è male. Non è male perché stanno difendendo meglio con la palla e sulle rotazioni hanno migliorato le rotazioni difensive. Fabi passa la metà campo, trova Vecerina, Antonelli, Fabi, Motta trova Antonelli, nuovamente Motta, lo spazio per il tiro da tre, lo mette e siamo a meno due adesso. Partita rimessa in gioco, sono riusciti a adeguare le rotazioni difensive sulle loro penetrazioni e quindi loro sono un po' in difficoltà. Primo fallo per Matteo Motta che non c'è cambio per Crema. Bonetta, la rimessa su Matteo Schina. Andrea Schina, nuovamente Bonetta. C'è il fallo di Vecerina su Andrea Schina. Buon fallo. Buon fallo, coach. Sì, buon fallo, sì, perché aveva preso un vantaggio interno e quindi ha fatto bene a fare fallo. Rimessa su Zambon, Andrea Schina trova sotto canestro Candotto, Bonetta, ancora Andrea Schina, fallito la tripla, rimbalzo di Antonelli, Vecerina, Motta non tira perché non accompagni sotto, Vecerina libero, la tripla non entra, il ferro che lo beffa due volte, fallito il tentativo di sorpasso da parte di Crema. Leo Schina, difesa che ringhia su di lui, si libera ma non trova il canestro, il rimbalzo che beffa la difesa cremasca e per la seconda volta trova la tripla allo scadere, viene da dire non era fortuna. No, è la seconda fortuna che hanno, due tiro di tabella all'ultimo secondo. Motta cerca di replicare, non va, forse il fallo su di lui, Candotto in contropiede, pallone recuperato da Fabi. Buon per noi come un falcone a volte fallisce occasione in campo aperto. Beh, l'intensità comunque, sai, non è facile andare a 200 all'ora e avere sempre l'esatta concentrazione per andare a canestro. Qui palla persa da Crema. Che va di Giustolisi. Hanno liberato l'uomo in angolo su questo blocco qua, penetrazione, scarico in angolo, tiro da tre punti, bravo lui a tirare, comunque bel passaggio. Adesso siamo tornati alla situazione di inizio quarto con Crema sotto di 8, Antonelli, Motta si alza, non trova la tripla ma c'è il fallo. Fallo forse di Candotto su Motta, fallo di Gaetano.
c'è time out. Lunetta mette il primo. Mette pure il secondo. Rimessa su Motta. Pallone per Antonelli, nuovamente Motta. Antonelli, bella palla per Brambilla, canestro e fallo. Ingenuo qui Candotto. Bello, bella situazione di blocco sul lato debole e palla posta alto che è uscito, palla interna, canestro. Chiude il gioco da tre punti Brambilla. 44 Crema, 51 Monfalcone. Ora Candotto. C'è il fallo, non c'è il canestro. Fabi sulla palla, Scudiero su di lui, 1:10 alla fine del quarto, il fallo su Fabi, fallo ancora di Candotto, quarto fallo. Quarto fallo. Secondo, meno 6, c'è un cambio in casa Crema, esce Motta, rientra Becerina. Gaetano, buona la sua difesa su Giustolisi, adesso Scudiero va al tiro da 3, lo mette. Brambilla, ultimo giro di lancette, Fabi.
Becerina, Fabi, conclusione da tre, entra anche questa. 49 Crema, 55 Monfalcone. C'è il fallo. Un uomo ha preso il taglio di lato debole e hanno scalato sull'uomo che andava verso la palla, quindi sono molto più attenti sulle rotazioni e sui cambi difensivi. Va il primo tiro libero di Bonetta. Entra anche il secondo. Ultimi 15 secondi dal quarto, Fabi. Gaetano, 10 secondi. Gaetano è chiuso, si libera. Trova la conclusione adesso Brambilla, troppo corta, non va. Candotto, finisce qui il tempo. Ultimi 10 minuti, Crema che deve recuperare 8 punti esattamente come all'inizio del quarto precedente. Crema che è arrivata ad avere il tiro del sorpasso e qui Brambilla va alla conclusione ma non la trova. Adesso in attacco Monfalcone, Bonetta, Matteo Schina. Piero che trova la tripla, siamo a più 11. Falcone è stata anche a più 12 nel secondo quarto, sfugge il pallone a Becerina, chiede un tocco dall'avversario, c'è immediatamente time out, coach Garelli ha trovato subito qualcosa che non gli piace.
match, Matteo Schina sulla palla, lo scambio con Bonetta, quindi ancora Schina, il fratello Andrea Schina, Medizza, Matteo Schina, conclusione fallita, rimbalzo in solitaria di Gaetano, adesso Motta, si fa vedere Becerina, Antonelli, Gaetano, Becerina, Antonelli si gira bene, c'è il fallo di Medizza. Il 9 c'ha 4 falli, c'è fatto su Antonelli. Gaetano al tiro, non va, Medizza, Matteo Schina che porta palla, Zambon, Scultiero, Crema cerca di difendere un po' più duro, aggressivi adesso, Bonetta deve andare alla conclusione, la fallisce, il rimbalzo ancora di Gaetano, adesso Fabi che spinge in avanti, vuole palla Antonelli, la prende, rimbalzo, passaggio per Motta, c'è il fallo di Scutiero. Scutiero si lamenta per una spinta precedente di Motta, a suo dire. Ho visto tutto, si dice con l'arbitro, ma il fallo resta suo. La rimessa su Gaetano, Fabi. Ancora inviolate le retine dal quarto, pallone sotto per Motta. 8 secondi, Motta gli sfugge il pallone, lo recupera Bonetta. Bonetta va al ferro. E adesso è massimo vantaggio per Pontoni Falcon Star Monfalcone, più 13, 62 per gli ospiti, 49 per Crema. Antonelli scarica per Motta. Motta, conclusione da tre fallita, rimbalzo acrobatico di Gaetano e tap-in di Fabi. E adesso bisogna difendere bene. Bonetta viene costretto a girare al largo, Medizza trova Schina, ultimi 6 secondi, e Schina da tre, fallito il suo tiro, buona questa difesa. Qui l'aggressività di Crema ha messo un po' in difficoltà Monfalcone. Ma sai, adesso sono 11 punti avanti, secondo me dovrebbero gestire la palla ai 24 secondi e gestire il vantaggio, obbligare loro a tirare in fretta. Vedi che tirano in fretta per recuperare. Fallita la trippa di Becerina. Schina, Scutiero, il fallo evidente di Motta, fallo intenzionale. Ha ragione, è giusto, non ha cercato la palla, ha preso l'uomo, fallo intenzionale. Fallo, secondo me, ingenuo. Allora che arrivi in un brutto momento. Occhiata ironica di coach Garelli agli arbitri. Comunque sia, Scutiere in lunetta e poi sarà palla per Monfalcone. Va anche il secondo. Ci sono due per il fallo e uno per l'intenzionale. E uno per l'intenzionale? Fa 2 su 3 Scutiero, ma adesso la palla sarà ancora rossa. Ancora Scutiero sulla palla, sfrutta il blocco di Medizza, va alla conclusione, non la trova.
il rimbalzo alla fine arriva a Vecerina. Antonelli fa vedere a Fabi dove deve mettersi, quindi Motta, ancora Antonelli. C'è il fallo forse di Bonetta. Anzi no, il fallo di Zambon. Vecerina riesce ancora questo schema sulla rimessa. L'avevamo già visto nel primo tempo. Altri due punti gratis. Medizza, manovra palla, la lascia a Bonetta. Bonetta, Matteo Schina. Ora Medizza, Scutiero, conclusione da tre di Scutiero che va. Più 14, massimo vantaggio per Monfalcone. Antonelli trova Motta, Motta prova l'entrata, tiro in svitamento che non va, il rimbalzo di Gaetano. Gaetano trova due punti, forse anche un tocco sulle braccia. Motta non deve forzare, deve giocare al limite, mettersi sul perimetro per sfruttare il tiro da tre, ma non può. Grande intervento difensivo di Gaetano, sfortunato a non riuscire a mantenere in campo il pallone. Poi devono cercare di più Antonelli all'interno dell'area. Uno contro uno, Antonelli incontenibile. Si lavora alacremente per asciugare il parquet. Messo su Schina e Motta a ringhiare su di lui. Bonetta, Schina, fallo di Gaetano. Messa su Zambon, Andrea Schina, Matteo Schina, Zambon, palla per Bonetta che prova la conclusione da tre, non entra, rimbalza però di Andrea Schina. Brutto pallone, infatti perso. Su Motta, quindi Vecerina, Fabi, Vecerina, Motta, Antonelli cerca un canestro quasi impossibile, ci va vicino ma non gli riesce, chiedeva anche un contatto non ravvisato dagli arbitri. Ultimi 4 minuti, Crema sotto di 12, difficilissimo adesso rientrare. Schina è costretto a uscire dall'area, stoppato da Antonelli, rimbalzo di Gaetano. Motta, Fabi in angolo, pallone che non riesce a raggiungere Antonelli. Passare battuto a terra a un 2 metri rotti mi sembra una cosa allucinante. Fallo di Vecerina.
Piero, bel intervento difensivo di Motta, il pallone recuperato ancora da Scutiero, 5 secondi per l'azione di Monfalcone che trova una tripla clamorosa con Scutiero, e a questo punto più 15 Monfalcone, 3 minuti e 20, non diciamo che cala il sipario, però speranze di Crema sono ridotte davvero lumicino. Palla persa, Bonetta, il fallo su Bonetta. Partita Luca Bombini. Uscito Vecerina. Scutiero. Pallone che gira bene ancora nell'attacco di Monfalcone, Candotto non riesce a trovare la penetrazione vincente, Fabi, Brambilla riesce a controllare il pallone con qualche difficoltà, Antonelli, Fabi, pallone che non raggiunge Antonelli, è un po' il segnale della resa questo. Sì, anche perché voglio dire, troppe imprecisioni a servire Antonelli. Bonetta, Zambon, Scutiero, infrazione di Fassi. Cesare, MVP dell'incontro Scutiero. No, sicuramente Scutiero, giocatore in questa partita molto determinante, perché ha messo dentro delle triple importanti per mantenere il vantaggio acquisito l'ultimo tempo. Candotto va a impedire che Motta raggiunga il pallone. Fabi non trova la tripla, rimbalzo di Brambilla sotto per Bombini che trova due punti. Entusiasmo per il giovane di casa, però purtroppo 2002. Segnato il 2002. Perlomeno questa soddisfazione, dai. Bonetta per Andrea Schina, Andrea Schina trova il fallo, non il canestro, fallo di Fabi. Su due per Andrea Schina dalla lunetta, Brambilla porta palla, Motta attaccato dai due Schina, Motta trova il fallo di Matteo Schina. Messa su Bombini, nuovamente Motta, tripla di Motta che non va, rimbalzo di Matteo Schina.
Matteo Schina, infrazione di passi. 1:09 alla fine della partita, ormai possiamo dirlo, Monfalcone che sbanca il Palacremonesi. Crema che come l'anno scorso cade in casa contro una neopromossa. Motta, penetrazione che non va, il rimbalzo di Brambilla, palla che però gli sfugge in fallo di fondo. Fuori Bonetta, rientra Scutiero. Ultimi 50 secondi. Scutiero trova sotto Zambon, due punti per lui. Pallone per Antonelli, quindi Bonvini, Brambilla, prende il pallone Antonelli, 4 secondi per tirare, va alla conclusione da 3 Antonelli, non la trova, palla che esce. Ultimi 16 secondi. Antonelli si lamenta perché la palla la vede pochissimo, no? Gli esterni giocano guardando la palla e non guardano dentro lui. Finisce qui. Monfalcone 72, Crema 57. Esordio amaro per la pallacanestro Crema. Ringraziamo Cesare Angeretti. Bene, in bocca al lupo per il campionato a tutte e due le squadre. Monfalcone direi che mi ha sorpreso per la loro vivacità. Crema dovrebbe, se a mio avviso, devono imparare a dare più chance a Antonelli all'interno dell'area. Grazie Cesare, a voi tutti, grazie di averci seguito.